Cosa si festeggiava il 20 settembre? In molte città italiane vi è la via 20 settembre. Molti di noi si sono chiesti: ma cosa è accaduto il 20 settembre? Il giorno 20 settembre si festeggiava in Italia fino al 1930, quando la festa è stata soppressa, quando si è deciso di non festeggiare più questa festività. Per i patti lateranensi si festeggiava la presa di Roma il 20 settembre 1870. Vi è la breccia di Porta Pia e la presa di Roma dal nuovo Stato italiano, che inizialmente era una monarchia. Con la presa di Roma, l'anno successivo, la capitale verrà spostata da Firenze a Roma. Per molto tempo si festeggerà questo evento, questa presa di Roma, che diventerà la capitale del nuovo Stato italiano. Naturalmente il Papa non era molto felice della festività ed è per questo che nei patti lateranensi si decide di sopprimere questa festività. Il Papa, con la presa di Roma, ha dovuto rinunciare al suo potere temporale, riacquistato con i patti lateranensi. L'articolo 7 della nostra Costituzione indica i rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato pontificio. In maniera molto chiara viene indicato che i rapporti fra questi due stati sono regolati dai patti lateranensi. Per l'accordo dei patti lateranensi, il nuovo Stato italiano decide di non festeggiare più il 20 settembre. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.